Francesco Tini, buon pomeriggio, apriamo questa lezione del 90° minuto rivolgendo un particolare saluto all'amico Paolo Lenti che è a casa, è costretto a stare a casa per una lieve malattia, ci sta sicuramente seguendo. Auguri Paolo e ti vogliamo rivedere presto qui al 90° minuto. Veniamo alla giornata calcistica, Perugia Milan dunque pareggiato 1-1 con due calci di rigore tutti realizzati nel primo tempo. Il Milan quindi esce dal Curi con un punto e l'intento di aver portato via un punto dall'Umbria e nell'intento quindi di aver salvato il campionato e il suo campionato è proiettato verso lo scudetto. Vittoria del Torino sul campo del Napoli, successo della Juventus sulla Atalanta con una tripletta di Virdis, vittoria esterna della Fiorentina sul campo di Vicenza, il Bologna fa un passo avanti ancora per la salvezza e batte il Verona, pareggio tra Berlino e Roma e Inter Ascoli. Torna la vittoria alla Lazio che all'Olimpico ha battuto il Catanzaro, in Serie B il derby della Serie B è andato al Cagliari che ha battuto la capolista per 1-0. Ed ecco la schedina di oggi, Avellino e Roma 0-0. Bologna batte Verona 1-0, Inter e Ascoli 1-1, Juventus batte Atalanta 3-0, a Vicenza Fiorentina batte Vicenza 1-0, Lazio batte Catanzaro 3-1, a Napoli Torino batte Napoli 1-0, Perugia e Milan 1-1, a Cesena Pescara batte Cesena 1-0, Spalla e Pistoiese 1-1, Tarantellice 1-1, Livorno e Regina 0-0, Riccione batte Anconitana 1-0. Altri risultati della Serie B: Bari Rimini 0-0, Brescia e Sampdoria Vettese 0-0, Cagliari batte l'Udinese 1-0, Foggia batte Nocerina 3-0, Palermo batte Genoa 1-0, Sampdoria batte 2-0, Ternana batte Monza 2-1. La classifica della Serie A: Milan punti 36, Perugia 34, Torino 33, Juve Inter 32, Lazio 27, Fiorentina 26, Napoli 25, Catanzaro 24, Vicenza 22 con l'Ascoli, Roma 21, Avellino 20, Atalanta 19, Bologna 19, Atalanta 16, Verona 11. Quindi iniziamo la serie dei collegamenti naturalmente con Perugia, due calci di gol al primo tempo. Colleghiamoci dunque con Billy, com'è andata questa partita? Bene Galeazzi, Perugia ha attaccato subito a spron battuto e si è trovato anche nella possibilità di raddoppiare dopo aver segnato il rigore, ma purtroppo mancava un qualche cosa. Comunque c'è da notare che in questa partita, soprattutto che ha vissuto nel primo tempo i suoi episodi migliori, dopo nel secondo il ritmo è calato, c'è da dire che le difese hanno un po' tentennato. Nel Perugia Zecchini denunciava la carenza, la desuetudine all'impegno agonistico e quindi era privo di agilità, e per contro il Milan anche nel sistema difensivo era piuttosto allegro, tanto da dare diverse possibilità ai perugini. Tutto considerato, il migliore in campo è stato Agnolin, l'arbitro, che è stato veramente formidabile. E per quanto riguarda il Perugia, bene Casarza ed ancora Butti. Nel Milan diremmo che il migliore è stato, secondo il nostro parere, Bigon. Ma vogliamo dare il via alle immagini? Vai pure. A questo punto siamo in attesa delle immagini, diremo che il primo calcio di rigore è stato dato con sicurezza da... Ecco, c'è un fallo netto da parte di Zecchini su Bigon. Tira Chiodi che a mezza altezza batte Malizia infilando rasente al palo di sinistra. Ma parte la reazione del Perugia che si porta subito in attacco e due minuti dopo abbiamo il calcio di rigore che viene dato a favore del Perugia. Ecco l'azione caotica e è De Vecchi che stende Bagni e trasforma Casarza dalla parte opposta di Albertosi. È 1-1. Ma il Perugia non rinuncia e anche al 31esimo, al 26esimo sfiora l'incrocio dei pali con Rodoghieri. Qui siamo in un'azione condotta sulla sinistra dal Perugia e mi sembra che sia Baresi a sfiorare involontariamente la palla con le mani. Questo tiro viene deviato in calcio d'angolo, colpo di testa da parte del Perugia da Albertosi, anche oggi bravo abbastanza, anche se verso la mezz'ora del primo tempo ha avuto due momenti di sbandamento su calci d'angolo tirati dal Perugia. Ma tutto considerato, diciamo pure che il risultato premia l'impegno delle due squadre che si sono andate spegnendo nella seconda parte dell'incontro. A te Galeazzi. Grazie Billy, veniamo alla seconda partita di cartello. Il Torino ha battuto il Napoli per 1-0 con una rete di Iori al 44esimo del primo tempo, tradizione rispettata quindi per il Torino che non perde sul campo di Napoli da tre stagioni. Ci colleghiamo con Necco, pronto se l'ascolto? I tifosi napoletani si aspettavano di vedere il Napoli della vittoria sul Milan,
hanno visto il Napoli che invece ha schierato in campo una formazione rimaneggiata rispetto a domenica scorsa e che ha subito, soprattutto nel secondo tempo, oltre che la sconfitta, il pressing del Torino, che si è fallito altre tre palle gol, lo deve soltanto magari a un pizzico di presunzione. Individuiamo il presuntuoso, forse un po' Graziani. Ad ogni modo la partita, seguita dagli spettatori, 70.000, della quale mostriamo subito le immagini registrate da Bonito e da Pipola e montate da Somma Ripa, la partita è stata interessante. E il Napoli era partito all'attacco, vediamo qui un'azione portata sulla destra, come molte azioni d'attacco del Napoli, da Valente, un cross con un tiro di Tesser che viene deviato e coglie il palo. Sopraggiunge Maio, tira e il portiere ha ribattuto una palla che, come vedete, non è entrata in porta. Invece, qui vediamo il Torino in azione, forse è questo uno dei momenti in cui il Torino si è lanciato all'attacco nel primo tempo, ma su questa scivolata di Bruscolotti, mentre il Torino era ancora non decisamente all'attacco, ecco che Iorio, Irpino, scaglia un tiro, magari un tantino di ritardo dopo il momento in cui aveva dovuto tirare, e segna al 44esimo il gol del Torino. E qui vediamo ancora una volta il Torino in attacco, che chiama fuori addirittura il portiere, e Iorio ancora una volta poteva segnare la sua doppietta, e invece fallisce l'attacco. Il secondo tempo evidentemente le immagini non sono pronte, ha visto ancora una volta la Napoli tentare qualche sporadico attacco, ma il Torino ormai era decisamente attestato su una vittoria che nessuno poteva togliergli e che gli ha guadagnato un aggancio possibile con il campionato. Arrivederci. Grazie Necco, il Bologna è riuscito nell'intento di far sua l'intera posta battendo il Verona per 1-0, alla rete al 32esimo da Paris, abbiamo in collegamento Piero Pasini. Sì, io spero che tu mi possa sentire mentre prego la regia di preparare le immagini. Gli episodi più importanti si sono visti nel primo tempo, quando il Bologna ha giocato con notevole aggressività, ma ha sciupato moltissimo, ha creato 7-8 palle gol, ma le ha fallite tutte, ha colpito anche per due volte i pali, al terzo del primo tempo con Bordon, al 21esimo nel secondo tempo con Maselli. Vediamo che sul monitor compaiono in questo istante le immagini, dovremmo arrivare, penso, al gol di... Ah no, questo è il gol di Paris. Ecco Paris che vince un contrasto, entra in area sulla sinistra, tira, la palla carambola sui piedi del portiere Superchi e finisce in rete. Questo è l'episodio del 32esimo del primo tempo. Il Bologna aveva segnato una rete che sarà bene vedere questa sera in Moviola, al 20esimo, rete che è apparsa ai più regolari. Giuliani, dopo uno scambio volante con Vincenzi, si era portato avanti la palla con il petto e aveva superato il portiere Superchi con un pallonetto. L'arbitro Mattei però ha giudicato l'azione irregolare e ha annullato. Da Bologna è tutto. Grazie Pasino, veniamo alla partita di San Siro, dove l'Inter ha peggiato con l'Ascoli, un punto prezioso per la squadra marchigiana. Ricordiamo le reti Altobelli sul rigore nel primo tempo, ha pareggiato Ambu nella ripresa. Negli studi di Milano dovrebbe esserci Basino. Sì, ancora una volta Bersellini avrà molte ragioni per prendersela con i suoi giovani difensori, perché il pareggio ottenuto dall'Ascoli certamente è più demerito dell'Inter che merito degli ospiti oggi di San Siro. L'Inter solo a tratti nel primo tempo ha mostrato del bel gioco, ma è stato sempre l'Ascoli a svolgere le azioni corali migliori, dimostrando un'ottima predisposizione in campo. Così come l'Inter ha giocato molto bene in attacco e piuttosto sottotono in difesa, l'Ascoli invece ha sempre giocato molto bene per quanto concerne il gioco a centrocampo. La rete dell'Inter giunge su un rigore per atterramento di Beccalossi. La vedremo tra un attimo. Sino a quel momento si erano registrate azioni alterne sui due fronti e l'Ascoli aveva colpito con un bel colpo di testa di Perico anche un palo con Bordon fuori causa. Ecco l'azione del rigore, si avvia da lontano, Beccalossi entra in area, supera Perico, non riesce però a superare Bellotto che lo atterra. Paparesta non indugia un attimo a dare la massima punizione. Come sempre si discuterà un po' prima che Altobelli, incaricato del tiro, possa batterlo. Dicevamo che l'Ascoli indubbiamente ha giocato molto meglio a centrocampo, ma è mancato proprio laddove l'Inter invece più volte è andata anche vicino al raddoppio dopo il rigore di Altobelli. L'Ascoli ha fatto vedere cose egregie per quanto concerne il gioco corale di squadra, soprattutto partendo da lontano. Ecco Altobelli che mette il pallone sul dischetto del rigore.
Pulici si muoverà in anticipo, ma sarà spiazzato evidentemente da una finta di corpo dell'interista e non ci sarà nulla da fare per il bravo portiere ospite. Nascoli subisce psicologicamente la marcatura e stenta ancor di più a concludere, mentre l'Inter in avanti svolge un gioco accettabile. Nella ripresa tutti si aspettavano il ritorno dell'Ascoli, ed è invece l'Inter che va in avanti a testa bassa e l'Ascoli ne approfitta, e Anastasi al decimo, solo davanti a Bordon, manca una facilissima occasione. Ma evidentemente il pareggio era nell'aria, perché una dozzina di minuti dopo Ambus, fuggito a Scanziani, mette in rete. È l'1-1 che premia senza dubbio il miglior gioco dell'Ascoli. Da Milano è tutto, a te la linea. Grazie Rasino, veniamo alla partita della Juventus che ha battuto l'Atalanta per 3-0, 3 reti di Birbi. L'Atalanta avrebbe compromesso la sua posizione in classifica, infatti è penultima con 16 punti. E su questa partita ce ne parla Ferruccio Gard dagli studi di Torino. Sì, la vittoria della Juventus è stata letta e anche piuttosto facile. Rota aveva predisposto una formazione in funzione difensivistica, mirando evidentemente al risultato in bianco. E forse proprio per evitare un lungo assedio, la Juventus ha avuto una partenza fulminea e si è resa pericolosa dopo pochi secondi con un'incursione di Causio e Bettega, e subito dopo il secondo è andata in rete con Virdis. Gol che adesso vedrete, e assieme ad altre azioni filmate da Laiolo e montate da Morbidelli. Questo gol ha scombussolato i piani dell'Atalanta, che ha tentato il recupero e favorendo così gli attacchi dei bianconeri, che hanno raddoppiato al 30° ancora con Virdis. 5 minuti dopo Festa mette fuori a porta vuota e nella ripresa riprende il predominio di una Juventus in ottima vena. Ecco, avete visto il primo gol di Virdis. La terza rete viene siglata da Virdis al 14° della ripresa, che riprende una respinta del pur bravo Bodini e su tiro di Bettega. E Bodini con alcuni suoi interventi ha evitato che il passivo fosse più pesante. E tripletta quindi del più discusso giocatore della Juventus a spese di un Atalanta, la cui situazione, come hai detto tu Galeazzi, si sta facendo sempre più precaria nella zona bassa della classifica. A te Galeazzi. Grazie Gard. Dunque la Fiorentina è andata a vincere sul campo del Vicenza con una rete nel secondo tempo di Sella. Se la zona nel primo tempo la linea ad Arcella, che è negli studi di Milano, mi sembra. Sì, è una partita che ha fatto registrare una complessiva superiorità territoriale della Nerosì, ma che si è conclusa appunto col successo della Fiorentina, su quale bisogna dire subito non v'è nulla da eccepire. Il fatto è che l'offensiva dei vicentini è apparsa poco incisiva, velleitaria spesso, mentre i viola si sono difesi con ordine, con intelligenza, sfruttando il contropiede con non troppa frequenza, ma sempre con pericolosità. Vediamo adesso alcune fasi dell'incontro. Al settimo del primo tempo il Vicenza è all'attacco, un attacco che si conclude con un'agevole parata di Galli, Giovanni Galli, il portiere fiorentino. Oggi dalla porta opposta c'era un altro Galli, cioè Ernesto, il vicentino. Continua ad attaccare il Vicenza che al 18°, come avete visto, ha reclamato il rigore per un mani in area di Galbianchi, rigore che l'arbitro non ha però concesso. E al 21°, il primo serio affondo dei viola. Restelli con un gran tiro da fuori costringe Galli, il vicentino, il tempo si conclude con un tentativo di Briaschi, che ora vedremo, il quale Briaschi appunto riceve la palla. Ecco l'azione che si sta svolgendo, la difesa respinge, la palla appunto a Briaschi e il suo gran tiro da fuori sorvola di poco la traversa. E lo stesso Briaschi si ripresenta poi al settimo della ripresa con questa girata di testa che Galli alza in angolo. Sempre sterile la pressione dei veneti e sono i viola a farsi pericolosi, prima al 14° con Antonioni, che costringe Galli a questo difficile intervento, e al 25° quando ancora Antonioni dà un'ottima palla a Pagliari, il quale fallisce di poco la rete. Rete che giunge però al 37° da una punizione battuta da Antonioni. Ecco che parte il tiro, difensori fermi, Sella il più resto di tutti e mette dentro. Vana l'estrema reazione del Lanerossi, reazione che frutta solo questa occasione che sfuma sul fondo, e la partita si conclude quindi appunto con la vittoria della Fiorentina per 1-0. A te la linea Galeazzi. Grazie. Adesso parliamo della Roma. La Roma è riuscita ad ottenere un punto sul campo da Avellino, portandosi fuori dalla zona, diciamo, della retrocessione. La situazione in classifica la conoscete, sono Roma 31 punti, Avellino 20, quest'ultima è il Bologna 19, Atalanta 16, Verona 11. Roma ha amministrato il gioco, ha contenuto le fasi dell'Avellino che ha cercato naturalmente la vittoria, ma alla fine non è uscito altro che 1-0 a 0, che sta a bene ad entrambe.
Ed ora passiamo alla partita della Lazio che ha battuto al Catanzaro all'Olimpico per 3-1. È stata una partita molto equilibrata e molto vivace, nonostante i 3 gol della Lazio e 2 gol annullati alla stessa squadra biancazzurra. Il Catanzaro ha giocato un'ottima partita, nella Lazio ha più volte salvato il risultato, un ottimo calciatore. Ora vedremo le immagini di questa partita che sono state montate alle redonde da Berardi e Iervolino. Immagini che mostrano il gol del 3-1, Lazio si è rifatta dopo la sconfitta di Verona che ha costretto il presidente Lenzino a montare la squadra. Ecco, vedete sul calcio di Menzione D'Amico che porta in vantaggio la propria squadra. Siamo al 42esimo su questo calcio di Menzione ed è Palanca che gli acciuffa il pareggio su questo tipo di gol d'effetto. Non è nuovo questo gol di Palanca, normalmente lo fa anche dal calcio d'angolo, questa volta è stato facilitato dal calcio di punizione. Ed ora siamo sull'1-1, ora dovremmo vedere il gol di Giordano, eccolo. Giordano con questo gol passa con 2 gol di vantaggio nella classifica dei cannonieri, infatti Rossi oggi non ha segnato. Vedete ora il gol di Garlaschelli che spiazza tutti, terzini e difesa, e in sacca e dà alla Lazio la vittoria del 3-1. Ed ora ci colleghiamo con Genova, con Bubba, per parlare della Serie B. Grande risultato del Cagliari, che ha battuto il capolista udinese per 1-0. Pronto Bubba? Era proprio una partita che aveva un posto in Serie A, la vittoria del Cagliari, 60.000 spettatori, 200 milioni di incasso, proprio come dei tempi quando il Cagliari era in Serie A, vinceva gli scudetti, invece ha dato a questa partita un valore di 2 squadre in Serie A, Cagliari e Udinese. Noi c'eravamo da tempo in questo commento alla Serie B, sono 2 squadre che veramente valgono qualcosa di più. La rete del Cagliari è stata segnata da Bellini, l'Udinese non ha demeritato. Chi ha approfittato di questo così impasse della capoclassifica? Innanzitutto il Pescara ha vinto 1-0 a Cesena con rete di Zucchini. Veramente strana questa squadra cesena, vince in trasferta 3-0 ad esempio domenica scorsa e poi perde in casa. Non ha approfittato in parte anche la Pistoiese, che ha pareggiato a Ferrara con rete di Mosti e Manfrini. Il Taranto è riuscito a farsi imporre il pareggio in casa dalla Lecce 1-1 in uno dei tanti derby della Puglia, mentre invece il Monza, che poteva fare qualcosa di più e aspirare un piazzamento in Serie A, ha perso 3-1 contro la Ternana. Da segnalare ancora la vittoria del Palermo 1-0 sul Genoa con rete di Conte, veramente strano il comportamento del Genoa. Mentre passiamo all'ultima parte della classifica con le immagini di Sampdoria e Varese. La Sampdoria ha battuto per 2-0 il Varese con 2 reti di Chiorri e di Chiarugi, che vedremo tra poco. E così il Varese si trova all'ultimo posto in classifica con 19 punti. Questa è un'azione d'attacco della Sampdoria, un primo tiro di Chiari che ha mancato il gol. Tra poco vedremo il gol, eccolo, passaggio, tiro di Chiari al volo, 1-0, segnerà poi dopo Chiarucci. Oggi, nell'ultima fase in classifica, nel frattempo passiamo, mentre vediamo le immagini alla classifica, c'è stato anche una sconfitta della Nocerino per 3-0 da parte del Foggia e un buon pareggio del Rimini a Bari. La classifica, dicevamo, l'Udinese a 38 punti, il Cagliari 35, il Pescara 34, la Pistoiese 33, il Lecce 32, il Monza 31, il Palermo 30. Brescia e Sampdoria hanno 28 punti, il Foggia 27 punti, la Spal 26, Ternana 25, Bari 24. 3 squadre a 23 punti, Genoa, Cesena e San Benedettese. 2 a 21, Nocerino e Taranto, 2 ancora a 19 punti, Varese e Rimini. Prossimo turno, nona giornata di ritorno, sabato prossimo. A te la linea, Galeazzi. Ecco, ho sentito che hai anticipato, abbiamo anche noi appuntamento per sabato. Infatti il campionato è stato anticipato a sabato, appuntamento per 90° minuto a sabato alle 17.15. Grazie a tutti per l'ascolto.